Never get away in my heart and I'm a meatball. Buonasera, signor Cavastano. Sono 15,50 euro. Io non voglio niente da te. Mi hai capito? Tu con me non puoi sbagliarci. Ma signor Cavastano, è stato lei ad ordinare le due pizze e 5 crocchè. Ma che ci facciamo? Ci fa sempre questa così. Ma non le posso riportare indietro. Che cosa dico al mio capo? Non capisco. Ah, non capisci? E mo te spieghi. Quando stavi là in Honduras se stavi venendo a una capanna. E insieme a me ci stava un'americana che parlava perché teneva paura. Una serie di ondoregni mi mettevano con un macete a mano e gridavano accirala. E pregavo che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare. Ma niente. E continuavano a lucare accirala. Se no accirimmo noi a te. Allora ci abbiamo attaccato prima capo, poi braccio. Ha ci fatto pizza. Ma oh, capisci? Le taglio la pizza? Sta senza pensiero. La pizza la devo tagliare o no? Piva. Ha già capito se mi posso fidare te. Ma è una cosa disgustosa, signor Cavastano. Sta senza pensiero. Ma senza pensiero cosa? No. C'ha città vostra figlia Jessica che non mi deve cercare più. No, ma io non ho una figlia, forse si però sta... Però prima me l'ha chiavata e ci sono venuto un mucco. Ma queste sono cose vostre. A così non rimane incinta. Ho capito, ma io non posso tornare a casa. Sta senza pensiero. Senza soldi, che dico al mio capo? Caccia regola un vecchio conto. Appunto, mi deve 15,50 euro per... Sì, te tradisca. Ma noi non ci conosciamo, tra a te che mi vuoi bene veramente. Bene, ho portato la pizza qualche volta. E invece bene, te ne voglio proprio. Non abbiamo relazione. E pensi solo che sei un povero scemo. Vabbè, allora stiamo calmi, non cerchiamo di offrendere. Si è accirato tua mamma. Ma mia mamma, e che c'entra mia mamma? Solo perché ha cercato di proteggere da proteggere da cosa? Dice cosa senza senso? Sta senza pensieri. Ma io non ho pensieri! Vieni. Vieni da più, perdoni. È tutto finito. Never care.